Buongiorno, iniziamo. Allora, oggi parliamo del livello di linea, quindi ci spostiamo in giù di un livello nella pila protocollare e parliamo del, diciamo così, lo strato, i protocolli che stanno al di sotto dell'IP, quindi al di sotto dello strato di rete. Quindi esattamente come abbiamo fatto per tutti gli altri protocolli che abbiamo descritto, perdiamo un po' di tempo per descrivere le funzionalità e i servizi generali offerti da livelli di linea e poi magari vediamo qualche esempio su un paio di protocolli di livello di linea che sono i più diffusi nell'internet, quindi tipicamente il Wi-Fi e Ethernet, i collegamenti Ethernet. Quindi l'agenda, il programma per la lezione di oggi e la prossima è quella che vedete nella slide, quindi dicevo generalità sul livello di linea, quali sono i tipi di collegamento che i livelli di linea, quindi data link, in qualche modo gestiscono, quindi parleremo di collegamenti di tipo punto punto e collegamenti di tipo broadcast, e poi, come vi dicevo, dedichiamo l'ultima parte alla descrizione di alcune tecnologie per l'implementazione di livelli di linea a livello di rete locale, okay? Quindi parleremo di Ethernet e Wi-Fi. Allora, abbiamo visto quando abbiamo parlato dell'inoltro in IP, in Internet, che in buona sostanza IP, per inoltrare i pacchetti, si appoggia di fatto su una qualche tecnologia a livello di linea, okay? Quindi a livello sottostante. Abbiamo visto che l'inoltro in Internet, per rinfrescare un po' la memoria, di fatto una volta che è stato deciso qual è una volta che, diciamo così, si conosce l'indirizzo IP del dispositivo a cui inoltrare un pacchetto, l'inoltro si riduce nella traduzione tra questi indirizzi IP di destinazione in un indirizzo di livello 2 equivalente, l'indirizzo MAC equivalente, okay? E da lì, da questo punto in poi, abbiamo di fatto perso dettaglio su come questi pacchetti, queste trame, viaggiano dalla sorgente IP alla destinazione IP. Okay, quindi abbiamo sempre detto che magicamente viene creata una trama di livello 2 che ha indirizzi MAC di sorgente e destinazione che sono in qualche modo congruenti con indirizzi IP di sorgente e destinazione soprattutto, e questa trama magicamente arriva al destinatario, okay, che in tutti i casi è di fatto collegato alla stessa rete locale del mittente. Okay? Quindi descrivere il livello di linea significa di fatto descrivere il processo per cui, una volta che la trama è stata forgiata, quindi una volta che nella trama di livello 2 si conosce l'indirizzo MAC di sorgente e destinazione, descrivere il processo per cui questa trama fisicamente di fatto viene consegnata al destinatario. Okay? Quindi processo di consegna delle trame di livello 2, una volta a valle del processo di inoltro IP, e poi, a seconda della tecnologia di rete che si considera, descrizione di come queste trame sono fatte, quindi che faccia hanno queste trame, cosa ci sta dentro, quali sono i servizi supportati dai protocolli che usano queste trame, PDU di livello 2, e così via. Okay? Quindi, la prima cosa che in qualche modo si deve caratterizzare, una delle prime cose che si deve caratterizzare sostanzialmente, riguarda la tipologia dei collegamenti su cui queste trame viaggiano. Okay? E come vi dicevo prima, esistono collegamenti punto punto, quindi di fatto cavi, fili che in qualche modo collegano il mittente di questa trama al destinatario di questa trama, oppure esistono dei collegamenti che sono fisicamente broadcast, in cui cioè non esiste un, diciamo così, cavo dedicato tra il mittente e destinatario, ma il mezzo che si usa per trasferire questa informazione, trama di livello 2, è un canale intrinsecamente broadcast, tipo Wi-Fi.
E come vedremo, cambiano i protocolli, le tecnologie e i servizi che vengono messi in campo per supportare il trasferimento di questa trama di livello 2 tra sorgente e destinazione a seconda del tipo di collegamento, di data link che deve essere usato per trasferire questa trama. Ok? Allora, livello di linea, livello di data link, livello di accesso di canale e quant'altro, il livello di linea è il secondo livello a partire dal basso nella pila protocollare internet. Quindi abbiamo visto a livello applicativo tutti i protocolli per gestione dei messaggi di utente, quindi l'HTTP, l'SMTP e così via. Abbiamo visto che il livello di trasporto gestisce la connettività end-to-end con TCP UDP, abbiamo visto a livello di rete il protocollo IP, quindi di internet working, e tutti i protocolli di segnalazione collegati all'IP, quindi CMP, ARP e protocolli di routing, e quindi ci troviamo qua. Ci troviamo qua, significa che, come dicevo prima, il livello di linea incapsula tutto quello che viene prodotto dai livelli superiori. Quindi le trame di livello di linea, PDU di livello 2, Packet Data Unit di livello 2, contengono al loro interno pacchetti IP, che a loro volta contengono al loro interno segmenti TCP, che a loro volta, o UDP, che a loro volta contengono al loro interno i messaggi applicativi. Ok? E il livello di linea poi a sua volta si appoggia sul livello fisico, okay, di cui parleremo una delle prossime volte. Quali sono i servizi offerti dal livello di linea? Quindi cosa mi aspetto di trovare da un qualunque protocollo, famiglia di protocolli che risiede qui a livello di linea? Numero 1, servizio di identificazione e creazione di queste trame, di queste PDU, Packet Data Unit. Ok? Quindi il primo servizio, che generalmente si chiama framing, è quel servizio per cui l'entità di livello di linea è in grado di forgiare una trama di livello 2 e lato ricevitore riconoscere quando la trama di livello 2 inizia e quando finisce. Ok? E diciamo così, questo servizio funzionalità di framing è comune a tutti i protocolli o famiglie di protocollo implementate a livello di linea nell'internet. Secondo tipo di servizio che possiamo trovare in protocolli di livello di linea è il nostro vecchio amico servizio di segnalazione e correzione di errori. Okay? Quindi anche a livello di linea posso in qualche modo fornire a livelli superiori un servizio di trasferimento affidabile dell'informazione. Okay? Quindi controllo d'errore e recupero di eventuali errori a livello, diciamo così, trasmissivo. Okay? La differenza rispetto ad esempio al servizio di controllo d'errore che abbiamo visto in TCP, quindi a livello di trasporto, è che a livello di linea il controllo e recupero d'errore avviene a livello di linea, il che vuol dire che avviene tra trasmettitore e ricevitore che sono direttamente collegati da un link che può essere punto punto o broadcast. Ok? Viceversa, come mi insegnate, il controllo d'errore a livello TCP avviene a livello end-to-end, quindi avviene tra trasmettitore e ricevitore che possono avere tra di loro nel mezzo un numero di collegamenti fisici maggiore di uno. Ok? Chiaro? Quindi il livello di linea corregge errori sul singolo hop, il livello di trasporto corregge errori che sono di fatto end-to-end. Chiaro? Ovviamente, avendo già a disposizione nel TCP un controllo e recupero dell'errore, il servizio di controllo e recupero dell'errore a livello di linea può esserci o può non esserci. Okay? È opzionale, quindi esistono famiglie di protocolli di livello di linea che forniscono questo servizio e famiglie di protocolli di livello di linea che non forniscono questo servizio. Okay? Terza funzionalità, ancora una volta, la funzionalità legata alla multiplazione, okay? Che ha lo stesso significato della multiplazione che abbiamo visto ad altri livelli, quindi tipicamente a livello TCP, a livello di trasporto e a livello di rete. Okay? Multiplazione significa che il livello di linea è in grado di servire, tra virgolette, diversi
flussi di pacchetti che provengono da livelli superiori, e di conseguenza deve essere in grado di multiplare e di, diciamo così, di riconoscere, di etichettare flussi di pacchetti diversi che provengono dai livelli superiori, ok? In maniera tale che poi lato ricevitore questi flussi possano essere demultiplati. Ok? Quindi in buona sostanza ci aspettiamo di trovare a livello di linea qualcosa di simile agli indirizzi di porta che abbiamo visto a livello di trasporto, oppure qualcosa di simile al campo di protocol che abbiamo visto in IP, nel protocollo IP. Ok? Quindi un modo di etichettare flussi di pacchetti che provengono da protocolli di livello superiore diversi. Ultima funzionalità è la funzionalità di accesso multiplo. Accesso multiplo è fornito a livello di linea in tutti quei casi in cui tipicamente il mezzo di trasferimento della trama o delle trame di livello 2 non è punto punto ma è condiviso, quindi un mezzo di trasferimento broadcast. Ok? E l'accesso multiplo è quella funzionalità su cui perderemo un po' di tempo che consente ad esempio a due stazioni wifi di usare lo stesso canale, l'aria, l'etere, in maniera condivisa, in maniera efficiente, quindi senza collidere, senza trasmettere allo stesso tempo e così via. Ok? Quindi accesso multiplo è quella funzionalità che di solito si trova in protocolli di livello di linea che operano sopra link, collegamenti che sono condivisi in qualche modo. Chiaro a tutti? Quindi, quello che facciamo adesso è funzionalità per funzionalità andare a descrivere un pochino più nel dettaglio, ok? E poi, come dicevo, andare a vedere come queste funzionalità sono implementate nella pratica in protocolli reali dell'internet. Dove è implementato il livello di linea? Dunque, generalmente il livello di linea è implementato nella NIC, quindi nella scheda di rete, di fatto, del dispositivo che usate per collegarvi a internet, la quale scheda di rete generalmente implementa le funzionalità sia di livello fisico, che non abbiamo ancora visto per adesso, quindi come di fatto la stringa di bit che rappresenta la trama di livello 2 viene trasformata in onde elettromagnetiche o comunque in segnali che poi viaggiano fino al ricevitore, funzionalità di livello fisico, sia appunto i servizi del livello di linea, quindi il framing, la costruzione della trama, okay? L'accesso multiplo se richiesto, il controllo e recupero dell'errore se richiesto e la multiplazione se richiesta. Ok? Tutte queste funzionalità generalmente sono implementate o in hardware nella scheda, quindi nel chipset, nel controller che in qualche modo gestisce il trasferimento di informazione sull'interfaccia di rete, okay? Oppure una sottoparte di questa può essere implementata in firmware, quindi diciamo così, software, sempre però dedicato alla scheda di rete che si sta utilizzando. Okay? Quindi stiamo parlando di funzionalità di, tra virgolette, basso livello, che trovate molto molto vicino all'hardware, okay? Molto vicino al chipset che usate per collegarvi a internet. Ok? Domande? Allora, come dicevo prima, quale funzionalità implementata da quale protocollo di linea dipende fondamentalmente dal tipo di collegamento fisico su cui si appoggia il livello di linea, ok? Ci sono due tipi, tre tipi di collegamenti fisici diversi, che sono quelli che vedete nella slide. Numero 1, collegamenti punto punto. Collegamenti punto punto sono i collegamenti più facili da gestire a livello di linea, perché di fatto sono tutti quei collegamenti in cui trasmettitore e ricevitore hanno un canale dedicato per la loro trasmissione. Canale dedicato significa un canale fisico dedicato per la loro trasmissione. Okay. Questo canale fisico può essere un cavo, una fibra ottica piuttosto che un ponte radio, comunque diciamo così, è un canale che è dedicato a questi due dispositivi per trasferire informazioni. Ci possono essere collegamenti broadcast, vedevamo prima
dicevamo prima dell'esempio di Wi-Fi, in cui cioè il canale fisico che viene usato per trasferire l'informazione è intrinsecamente condiviso, intrinsecamente broadcast. Il che vuol dire che a livello fisico, se uno di questi signori che ha un'interfaccia su questo canale fisico, okay, invia qualcosa, questo qualcosa è ricevuto a livello fisico da tutti gli altri. Okay? Quindi sono collegamenti in cui qualunque cosa venga trasmesso è ricevuto, arriva all'interfaccia di rete di qualunque altro dispositivo abbia una scheda di rete collegata a questo canale broadcast. Ok? Esempi sono Wi-Fi, piuttosto che ogni tipo di bus che ci può essere in qualche architettura di calcolatore o quant'altro, in cui cioè tutto quello che viene trasmesso è ricevuto a livello fisico, da tutti gli altri nella rete. Esistono poi quelli che si chiamano collegamenti commutati, che sono, diciamo così, casi di collegamenti fisici in cui posso comporre in diverso modo diversi collegamenti punto punto. Ad esempio, nel caso di reti locali estese, in cui un dispositivo può essere collegato a un dispositivo di livello gerarchico superiore, quindi un switch o un hub, un repeater o quant'altro, tramite un collegamento punto punto, e poi ci possono essere di diversi livelli di gerarchia tra dispositivi di rete locale, quindi posso avere un collegamento tra questo switch, questo hub, questo repeater con un altro switch, hub o repeater e così via fino a avere diversi livelli gerarchici. Quindi in buona sostanza questo terzo tipo di collegamento commutato è una composizione gerarchica di diversi collegamenti punto punto. Ok? Lasciamo un attimo da parte questo terzo tipo di collegamento che vedremo, diciamo così, verso la fine di questo set di slide, di questa lezione, e concentriamoci sui primi due. Quindi assumiamo di trovarci o nel caso di un collegamento punto punto o nel caso di un collegamento broadcast. Andiamo a vedere in questi due casi quali sono i servizi, le funzionalità offerte da livello di linea. Okay? Partiamo dai collegamenti punto punto. La prima funzionalità che ci deve essere in ogni livello di linea punto punto, e direi anche broadcast, riguarda appunto il framing, quindi riguarda la funzionalità e il servizio per cui un livello di linea, un protocollo di livello di linea, deve essere in grado di capire dove inizia e dove finisce una trama di livello 2, una PDU di livello 2. Ok? Allora, il problema è questo. Siamo su una scheda di rete, okay, che ha un collegamento verso una che ha un'interfaccia verso un certo collegamento fisico. A livello fisico, come vedremo, arrivano alla scheda di rete dei segnali, okay, questi segnali sono in qualche modo codificano la stringa di bit che in qualche modo ha a che fare con l'informazione trasmessa. Quindi alla scheda di rete del protocollo di livello di linea X arriva una sequenza di bit, okay, che è trasportata da segnali di un certo tipo, che vedremo più avanti. Quindi al service access point tra il livello 1 e il livello 2, all'interno di questo service access point arrivano di fatto una stringa di bit in qualche modo non ordinata, non organica. Ok? È compito del livello di linea quello di decidere, guardando questa stringa di bit, quali di questi bit costituiscono una trama di livello 2, quindi quali di questi bit costituiscono una PDU, una Packet Data Unit di livello 2. Ok? È chiaro? Quindi la funzionalità di framing risolve il problema per cui all'interfaccia di rete ricevo una sequenza di bit che in qualche modo non ha struttura, okay, perché è trasportata da onde elettromagnetiche che arrivano o tramite onde convogliate o tramite etere alla mia scheda di rete. Non avendo struttura questa stringa di bit, mi serve che qualcuno, a livello di linea, dia questa struttura, quindi decida quali di questi bit sono da interpretare da livelli superiori come trama di livello 2, pacchetti P e così via. Ok? Framing.
chiaro? Quindi io ho questa stringa di bit blu senza struttura che mi entra dall'1SAP, quindi mi arriva dal livello fisico, e lo scopo del livello 2 è quello di raggruppare tutti i bit che costituiscono una trama di livello 2, una PDU di livello 2. Ok? Come si fa? Ovviamente mi serve a livello 2 definire un, in qualche modo un identificativo di posizione, quindi decidere dove inizia una trama e dove finisce una trama, okay? All'interno del flusso di bit che si sta ricevendo. Esistono due modi qui. Il primo modo, che è quello più usato in protocolli di linea associati a internet, è quello di usare i cosiddetti delimitatori di trama, il che vuol dire che in buona sostanza all'interno di questa stringa di bit il ricevitore, diciamo così, di livello 2, di livello di linea, cerca delle sequenze di bit particolari. Okay? Queste sequenze di bit particolari servono per delimitare l'inizio e la fine della trama. Quando il protocollo di livello 2 vede in questa stringa di bit che riceve dal livello fisico una sequenza di bit particolare, okay, allora si accorge che da lì in poi inizierà la trama di livello 2. Ok? Oppure, approccio alternativo è quello di usare segnalazioni passate dal livello fisico. Quindi in alcuni protocolli esiste la possibilità che insieme con la stringa di bit non ordinata che arriva dal SAP di livello 1, il livello fisico può segnalare attraverso questo SAP anche dove di fatto inizia la trama di livello 2. Okay? Generalmente però questa seconda famiglia di protocolli, o meglio di funzionalità di framing, non è molto usata nell'internet classica, quindi le tecnologie di livello 2 che vedremo sono tutte basate su framing basato su delimitatori di trama. Okay? Quindi il concetto è questo: uso delle sequenze di bit particolari, sia lato trasmettitore che lato ricevitore, che servono a livello di linea che legge la stringa di bit per allinearsi sul corretto inizio e fine di trama. Ok? Ovviamente queste stringhe di bit, i valori di queste stringhe di bit dipendono da protocollo a protocollo. Ok? Un esempio è questo qui del protocollo HDLC, che è un protocollo di livello di linea molto vecchio, da cui però di fatto sono nati tutti i protocolli di livello di linea dell'internet, inclusi Wi-Fi, Ethernet e quant'altro. Okay? Quindi in HDLC la sequenza, il flag o il delimitatore di trama che si va a cercare o si va a aggiungere alla stringa di bit è questa qui, quindi 0, un po' di 1, un altro 0. Okay? Quindi per cui tutte le volte che un ricevitore di livello 2 riceve questa stringa di bit, okay, sa che dopo l'ultimo bit di questa stringa inizia una trama, okay, che deve essere processata secondo le regole del protocollo di livello 2 specifico. Okay? Ovviamente esiste un problema, il problema è quello per cui questa stessa stringa di bit possa avercela all'interno di una trama di livello 2. Okay? Quindi può capitare che questa stringa di bit faccia parte del contenuto della trama di livello 2 stesso. Okay? Questo tipo di problema si risolve, o meglio si riduce la probabilità che avvenga, usando la cosiddetta tecnica del bit stuffing, per cui in buona sostanza se nel corpo della mia trama ho una stringa di bit che può essere equivocata e interpretata come delimitatore di trama, allora rompo questa stringa aggiungendo dei bit in più. Okay? E la regola è: inserisco uno 0 dopo aver osservato 5 uni consecutivi. Quindi se nei miei dati, nella mia trama di livello 2, okay, ho per qualche motivo 5 uni consecutivi, dopo questi 5 uni ci aggiungo uno 0. Okay? Per evitare che quella stringa di bit dati che appartiene al corpo della trama venga interpretata come una stringa di delimitazione di trama. Ok?
Quindi, esempio, se questa qui è un'informazione da trasmettere, ok, quindi questo diciamo così, è il corpo della trama, i bit che devono viaggiare sul livello fisico del collegamento punto-punto broadcast, e visto che all'interno di questi bit compaiono delle stringhe che possono essere equivocate come stringa di inizio trama, tipo questa qui e anche questa qui, usando bit stuffing, quello che si fa è di aggiungere dopo 5 uni, 1 0, fittizio, ok, per ciascuna delle stringhe che possono essere equivocate. Quindi, quello che viaggia sul livello fisico, se questo è il contenuto informativo di livello 2, è una stringa di bit che comprende i delimitatori di trama, quindi un flag, poi tutti i bit che rappresentano i dati della trama stessa, header e payload, in cui però vado ad aggiungere, ecco qua, 1-0 dopo 5 uni consecutivi all'interno della trama stessa. Ok? Lato ricevitore, ovviamente devo fare il destuffing, quindi il ricevitore riceve questa stringa di bit che va da qui a qui sulla propria interfaccia di rete, riconosce il flag di inizio trama e il flag di fine trama, processa tutto quello che ci sta dentro, quindi processa tutto ciò che sta tra questi due flag come una trama di livello 2, quindi va a cercare ad esempio il MAC di sorgente, il MAC di destinazione e quant'altro. Però prima di fare questo elimina i bit di stuffing, quindi elimina tutti i bit 0 che seguono stringhe di 5 uni consecutivi. Ok? Questo, ripeto, consente di non equivocare ad esempio questa sequenza di bit nella trama come se fosse un delimitatore di fine trama. Ok? È chiaro a tutti? Non può essere. Dopo 5 uni tu inserisci comunque uno 0. Uno dei problemi potrebbe essere se tu avessi 5 uni e uno 0 di dati, ok? Però anche in quel caso lì aggiungi uno 0, quindi hai 5 uni, uno 0, un altro 0. Quindi al lato ricevitore togli uno 0 e ti rimane la sequenza corretta. Ok? La regola è dopo 5 uni, ovviamente questa regola vale per questo delimitatore di trama, ok? Dopo 5 uni aggiungo uno 0 e lo tolgo sempre comunque al lato ricevitore, ok? Chiaro? Quindi, processo molto semplice. Lato trasmettitore, il protocollo di livello di linea deve, per ogni trama che forgia, quindi per ogni trama che crea a valle ad esempio di un processo di inoltre P, okay, andare ad aggiungere all'inizio e alla fine di questa trama un delimitatore di trama, che può essere questo qui. Ripeto, questo è protocol specific, cioè dipende dal protocollo, e deve considerare, deve tener conto di tutti quei casi in cui il delimitatore di trama può essere presente nei bit che costituiscono la trama stessa. In quei casi lì generalmente si usa bit stuffing, quindi si usa aggiungere dei bit in più alla trama che non servono a nulla, non sono bit dati, ok? Ma servono semplicemente per mantenere il sincronismo a livello di trama tra trasmettitore e ricevitore. Il ricevitore toglie, riceve tutta la stringa di bit che attraverso la propria interfaccia di rete, traccia i flag di delimitazione della trama, quando ne trova uno, inizia a processare i bit che seguono come contenuto di una PDU di livello 2. Ok? Questi bit che seguono vengono però depurati da tutti i bit di stuffing. Quindi a seconda della regola di bit stuffing vengono tolti, ad esempio, come in questo caso, tutti gli zeri che seguono stringhe di 5 uni. Ok? Quello che rimane è il contenuto informativo della trama originale. Viene processato secondo il protocollo specifico. Ok? Chiaro? Quindi, per in qualche modo puntualizzare meglio,
cosa stiamo vedendo. Questi bit neri sono PDU di livello 2, quindi, ripeto ancora per la centesima volta, avranno un header specifico del livello 2 e come payload ci starà dentro un pacchetto IP. Okay? Quindi quello che stiamo vedendo sono i bit che rappresentano sul livello fisico il pacchetto IP che contiene un segmento di quello che è, che contiene un messaggio applicativo del protocollo applicativo specifico. Ok? Domande? Dubbi? Ok. Dicevo prima che anche in livello di linea, o meglio, anche il livello di linea può fornire un servizio di controllo e ritrasmissione, quello che abbiamo chiamato ARQ. Okay. È un servizio opzionale, che significa che ci può essere o non ci può essere a seconda del caso specifico, quindi del protocollo di livello di linea specifico, e ripeto, il fatto che non ci possa essere o ci possa non essere è dovuto al fatto che sopra ci pensa qualcun altro a recuperare e correggere errori, quindi tipicamente il livello TCP. Okay. Come dicevo prima, il livello di linea corregge errori tra due punti che sono direttamente collegati. Okay? Quindi gli errori che il livello di linea corregge sono in qualche modo di diversa natura rispetto agli errori che vengono corretti ad esempio dal TCP. O meglio, le cause d'errore a livello di linea sono o possono essere diverse rispetto alle cause d'errore a livello TCP. Okay? Perché? Abbiamo visto che a livello TCP, quindi a livello di trasporto, l'errore può essere dovuto a diverse cose, tipicamente a condizioni di code piene in qualche router, per cui qualche router perde, scarta qualche pacchetto IP, piuttosto che a eventi di fallimento, quindi a errori veri e propri. Viceversa, a livello di linea, gli errori non possono essere dovuti a code piene. Okay? Perché no? Perché stiamo parlando di controllo d'errore tra due dispositivi che sono direttamente collegati. Okay? Quindi gli errori che vengono corretti a livello di linea riguardano solo ed esclusivamente l'affidabilità del collegamento. Quindi si tratta di errori di livello fisico, diciamo così. Okay? È chiaro a tutti? Quindi, quando il controllo d'errore è implementato a livello di linea, lo si implementa per correggere errori di livello fisico, non per correggere errori di tipo di congestione, legati alla congestione in qualche router. Okay? Come vedremo, i protocolli di controllo e recupero d'errore a livello di linea sono molto utili anche in quei casi in cui il canale è condiviso, perché lì l'errore sul singolo collegamento non solo può essere dovuto a un errore fisico, quindi a una misinterpretazione di bit in ricezione, okay? Ma può essere anche dovuto a errori del protocollo di accesso multiplo, per cui due stazioni che condividono lo stesso canale fisico trasmettono contemporaneamente, okay? Quindi usano il canale non in maniera efficiente, ma trasmettono contemporaneamente, il che vuol dire che collidono da qualche parte. Ok? Quindi il controllo e recupero d'errore a livello di linea si fa quando serve per rendere più affidabile il collegamento punto punto, intendo dire il collegamento un hop tra trasmettitore e ricevitore, e in quei casi in cui il canale che sto guardando è un canale condiviso, per cui c'è una non nulla probabilità di collisione, di probabilità di utilizzo del canale contemporaneo da parte di due o più stazioni. Ok? Chiaro a tutti? Vedremo che Wi-Fi utilizza un protocollo di controllo e recupero d'errore proprio perché usa come canale per trasmettere informazione a livello locale un canale condiviso, radio. Ok? È chiaro a tutti? Ok, terzo tipo di funzionalità, la funzionalità di multiplazione. La funzionalità di multiplazione l'abbiamo già vista, come dicevo prima, a livello di trasporto, a livello IP. Okay? Il livello di linea gestisce invece la multiplazione a livello di canale, a livello di collegamento, il che vuol dire che il
diciamo così, il problema della multiplazione a livello di linea significa come fare sostanzialmente per usare un singolo collegamento punto punto broadcast, o meglio assegnare un singolo collegamento punto punto broadcast, ok, in maniera efficiente a diverse sorgenti di traffico, a diversi flussi di traffico. Quindi, in buona sostanza, multiplare a livello di linea significa, dato un canale con una certa capacità, ok, trovare spazio per n sottocanali di capacità inferiore e assegnare ciascuno di questi n sottocanali a diversi flussi di traffico, ok? A diverse sorgenti a livello di linea. Chiaro? Quindi, il problema è, o meglio, il servizio consiste nel, dato un tubo di una certa dimensione, trovare modo per definire dei piccoli tubi, ok? Di dimensione più piccola, assegnando questi piccoli tubi canali di comunicazione a, diciamo così, o sorgenti diverse oppure flussi diversi, flussi di traffico diversi. Ok? Chiaro a tutti? Quindi multiplare significa ricevere, diciamo così, in ingresso n flussi diversi. Allocare questi n flussi diversi al singolo canale di livello di linea, ok? E demultiplare significa sostanzialmente effettuare l'operazione opposta, quindi ricevere traffico dal canale di livello di linea, dal canale del collegamento fisico, e distribuire i pacchetti o le trame, i bit sugli n flussi originali. Ok? Domande? Dubbi? Esistono ovviamente, diciamo così, questo stesso disegno avrei potuto usarlo anche, ad esempio, per rappresentare la multiplazione a livello TCP, ok? In cui cioè ho diversi protocolli applicativi che usano diverse porte, okay? Per usare il singolo canale virtuale offerto dal TCP. E dall'altra parte ho demultiplazione tramite gli indirizzi di porta, ok? Quindi dal singolo canale TCP, dal singolo tubo TCP, tiro fuori un flusso che mi viene da un protocollo HTTP, un flusso che mi viene da un protocollo SMTP o così via. Okay? La stessa cosa qui, però qui stiamo parlando di risorse fisiche. Quindi il canale, questo tubo in mezzo, non è un collegamento virtuale tra due host end-to-end. Ma è un canale fisico, ok? Quindi è un canale che collega questo trasmettitore o multiplatore a questo demultiplatore. Domande? Esistono diversi modi per mettere in campo la multiplazione a livello fisico o a livello di linea. E in buona sostanza tutti questi modi si distinguono per la risorsa fisica che viene usata per multiplare, ok? Quindi per la risorsa fisica che viene, tra virgolette, assegnata ai singoli sottocanali. E vedete qui di fatto tutti i modi che possono essere usati per implementare multiplazione a livello fisico: la divisione di spazio, dove la risorsa che viene multiplata è lo spazio, la divisione di frequenza, dove la risorsa usata è la frequenza della banda utilizzata, la divisione di tempo, in cui cioè la risorsa usata è il tempo, un time slot all'interno di una struttura di trama, la divisione di codice, la divisione di lunghezza d'onda. Ok? Vediamo le prime tre, giusto per esempio. Multiplazione e divisione di spazio è abbastanza semplice, ok? E multiplare a divisione di spazio significa tipicamente accorpare in un singolo collegamento link cavo, okay, diversi collegamenti di velocità inferiore. Okay? Quindi esempi sono cavi a coppie che vengono usati per concentrare il traffico degli utenti in telefonia, piuttosto che tutti quei casi in cui ho gruppi di fibre ottiche che vengono in qualche modo incorporati in un unico collegamento fisico.
Multiplicazione e divisione di spazio. Ogni sottocanale prende uno spazio diverso, un sottocanale fisico diverso. Ok? Multiplicazione e divisione di frequenza. La moltiplicazione e divisione di frequenza assegna ad ogni sottocanale, ok, una sottoporzione delle frequenze disponibili. Come sapete, lo sapete? Come sapete, tutte le volte che si progetta un sistema di trasmissione, ok, radio o non, quindi con onde convogliate o non con onde convogliate, questo sistema di trasmissione è sempre caratterizzato da un'estensione in frequenza, quindi da una banda di frequenze in cui opera. Ok? Questa banda di frequenze, ok, comprende, diciamo così, semplificando, tutti i modi possibili con cui il segnale può essere in qualche modo trasferito dal trasmettitore al ricevitore. Ok? L'idea in moltiplicazione e divisione di frequenza è di prendere questa banda complessiva da f-min a f-max, dalla frequenza minima alla frequenza massima, suddividerla in sottobande di frequenza, che generalmente si chiamano canali in frequenza, e assegnare ogni canale, ogni sottocanale, quindi ogni piccola banda in frequenza, a una coppia trasmettitore-ricevitore diversa. Ok? Ovviamente maggiore la banda disponibile, maggiore è il data rate che può essere trasferito su quel canale. Di conseguenza, quello che stiamo facendo è di prendere un canale a larga banda da f-min a f-max, farlo infette in n canali a banda stretta, okay, i quali hanno una velocità di trasferimento di informazione supportata che è un ennesimo della velocità del canale non diviso. Ok? Chiaro? Esempio di moltiplicazione a divisione di frequenza, il sistema di broadcasting TV digitale, in cui ogni canale, okay, televisivo è associato a una frequenza, una portante in frequenza, okay, il che significa che il segnale che viene usato per trasferire i bit relativi a rete 4 piuttosto che canale 5, okay, è un segnale la cui banda in frequenza è unica, assegnata solo a lui. Okay? Italia 1 ne usa un altro e così via. Stessa cosa per la DSL. Il DSL di casa è un sistema a divisione di frequenza in cui una porzione della banda del vostro DSL viene usata per trasferire informazioni in uplink, una porzione della banda, un'altra sottobanda, viene usata per trasferire informazioni in downlink. Ok? Quindi upload e download. Chiaro a tutti? Quindi qui la risorsa che viene multiplata è la frequenza. Ok? Terzo schema di moltiplicazione è la divisione di tempo. Ok? In cui cioè la risorsa che viene assegnata ai diversi flussi, quindi la risorsa che viene usata per definire i diversi sottocanali, okay, è il tempo. Lo schema funzionale di un moltiplatore a divisione di tempo è quello che vedete nella figura, per cui avete una serie di input, generalmente si chiamano tributari, quindi flussi informativi che portano informazione, che generalmente viaggiano a una velocità bassa, più bassa. In mezzo avete un moltiplatore che raccoglie i bit che provengono da tutti i tributari, quello blu, quello rosso e quello azzurro chiaro, e distribuisce questi bit in una struttura trama, quindi una struttura temporale, assegnando a bit di ogni tributario uno o più time slot, quindi intervalli temporali all'interno di questa struttura di trama generale. Ok? Quindi il moltiplatore prende, ad esempio, come nella figura, 2 bit dal flusso blu, ok, e
assegna questi due bit, i primi due slot temporali in una trama d'uscita, due bit dal flusso rosso e li mette al terzo e al quarto posto, posto ad intendere come slot temporale, e due bit del flusso azzurro che li assegna ai due slot finali della mia trama. E ripete questa operazione periodicamente. Ok? Quindi ho un unico canale d'uscita, ok, che è usato nel tempo da tre tributari diversi secondo il pattern per cui il primo tributario usa i primi due bit di questa trama per ogni trama periodica, il secondo tributario usa il terzo e il quarto bit di questa trama in ogni trama e il quarto tributario usa il quinto e sesto bit di questa trama per ogni trama. Ok? Quindi se ci mettiamo dal punto di vista del primo tributario e ci mettiamo qui sul flusso in uscita, sul flusso multiplato, questo primo tributario userà il flusso in uscita non in maniera continua, ma solamente nei primi due slot di ogni trama. Quindi tocca a lui, poi tocca a qualcun altro, poi ritocca a lui, poi ritocca a qualcun altro, poi tocca a lui e così via. Ok? Multiplazione e divisione di tempo. Ok? La risorsa multiplata è il tempo e si multipla assegnando ad ogni tributario una porzione in tempo di utilizzo del canale, non, del canale multiplato. Ok? Chiaro? Un po' di nomi. Quanti bit vengono allocati ad ogni tributario in maniera consecutiva è chiamato grado di interallacciamento o interallacciamento. Quindi in questo caso qua, dal momento che ogni tributario ha 2 bit nella struttura di trama, il grado di interallacciamento è 2. Ho 2 bit per ogni tributario nella struttura di trama. Ok? Quindi multiplatore a divisione di tempo crea in uscita una struttura di trama periodica, quindi che si ripete nel tempo, e riempie la singola trama prendendo un po' di bit da ogni tributario. Ok? Questo po' di bit, il numero di questi bit presi da ogni tributario, si chiama grado di interallacciamento. Ci sono degli esempi particolari dove viene utilizzato questo tipo? Sì, rete telefonica. Lo vediamo tra un attimo. Quindi, in multiplazione TDM, ovviamente la velocità con cui entrano i canali tributari, quindi il data rate di questi canali tributari, diciamo così, la somma del data rate di questi canali tributari, ok, deve essere uguale al data rate del canale multiplato. Ok? Chiaro? Perché se no, se così non fosse, avrei problemi di overflow qui, in buona sostanza. Ok? Quindi il canale di multiplato deve essere più veloce di n volte rispetto al singolo canale degli n tributari. Quindi, a livello concettuale, io ho n canali che hanno velocità più bassa, ok, che vengono in qualche modo impacchettati in una struttura di divisione di tempo in un canale, che è questo sopra, che ha velocità n volte più rapida, ok? Detto in tempi di trasferimento, il tempo di trasferimento dell'unità informativa sul canale ennesimo tributario, ok, è n volte maggiore rispetto al tempo di trasferimento dell'unità informativa sul canale multiplato, sul canale di multiplo. Ok? Chiaro a tutti? Domande? Ok, un po' di formule. Allora, chiamiamo V grande la velocità del flusso tributario, quindi il data rate del singolo canale che entra nel multiplo. Okay? W è la velocità del multiplex, quindi quanto vado veloce qui. Okay? N è il numero di tributari, K è il grado di interallacciamento, quindi il numero di bit
che vengono inseriti nella struttura di trama per singolo tributario, e la durata di questa trama è T grande di T e la durata del singolo slot è T piccolo di S. Ok? Quelli che vedete qua sono un po' di relazioni tra tutte queste grandezze. Ok? Quindi, che ne so, vediamone una. Prendiamo questa qui. Questa relazione qua mi dice che la velocità del singolo tributario, V grande, è uguale, ovviamente, alla velocità del multiplex diviso per il numero di tributari. Ok? Questa velocità V grande, però, è anche uguale al numero di bit che vengono inseriti nel singolo slot per ogni tributario, diviso per la durata della trama. Ok? Detto in un'altra maniera, questo significa che se io guardo il singolo slot nella struttura di trama, quindi ad esempio guardo il primo slot, ok? Che nella struttura di trama è assegnato al tributario numero 1. Okay? E mi chiedo, qual è la velocità equivalente del canale definito come uno slot per ogni trama? Ok? Dunque questo canale è un canale che trasferisce k bit, okay, ogni tempo di trama. Quindi ha una velocità equivalente di k bit su tempo di trama. Ripeto, questa è la velocità offerta al singolo tributario nel flusso multiplato, quindi in questa freccia nera. Ok? Questa velocità ovviamente deve essere uguale alla velocità con cui entrano i bit nel sistema di multiplo. Ok? Da qui la relazione che mi dice che la velocità di ingresso deve essere uguale alla velocità di uscita del singolo tributario nel sistema di multiplo. È chiaro? K su tempo di trama. Chiaro tutti? Ogni tributario ha nel sistema di multiplo un canale definito come K bit ogni trama. Quindi la velocità del canale offerto al singolo tributario nel sistema di multiplo è K diviso tempo di trama. Ok? Beh, se questo è chiaro, posso invertire questa relazione per cui il tempo di trama è uguale a K diviso per la velocità del singolo tributario e allo stesso modo posso esprimermi il tempo di trama sia in funzione di N K e W e ovviamente il tempo di slot è il tempo di trama diviso per il numero di slot che mi servono all'interno della stessa trama. Ok? È chiaro a tutti? Domande? Dubbi? Nessuna domanda? Allora, esempi, come dicevo prima, la moltiplazione è usata ad esempio nella rete telefonica, per cui diversi circuiti telefonici vengono moltiplati a livello di cabina, okay? Quindi che ne so, la vostra linea telefonica va insieme alla linea telefonica del vostro vicino e di tutto il quartiere in cui siete, viene terminata in una cabina, okay, che è generalmente vicino a casa vostra, e lì ci sta un moltiplatore che prende tutte le n linee telefoniche che terminano lì, okay, e le fa uscire con un unico tubo, quindi un unico circuito fisico, verso la centrale telefonica usando uno schema di moltiplazione come questo. Quindi prende un pezzo dalla vostra telefonata, la mette dentro uno slot, lì l'interallacciamento è 8, quindi 8 bit della vostra telefonata, la mette dentro una trama, lo slot successivo appartiene al vostro vicino, quindi lo slot successivo contiene 8 bit che vengono dalla chiamata del vostro vicino e così via. Tutta questa roba qui arriva al, come si dice, alla centrale telefonica, che si occupa poi di smistarla dove deve andare. Ok? Chiaro a tutti? Perché si fa lì?
perché non sarebbe feasible, possibile, avere un collegamento fisico unico tra ogni telefono e la centrale telefonica. Quindi nel mezzo ci deve stare qualcuno che affascia, accorpa il traffico voce. Okay? E questo qualcuno è la cabina primaria, nella cabina che sta vicino a casa vostra. Chiaro? La multiplazione usata anche ad esempio in sistemi radio mobili, okay, GSM o quant'altro, in cui il canale condiviso è usato in downlink, quindi dalla stazione radio base verso il vostro smartphone, verso il vostro telefono, moltiplato a divisione di tempo. Quindi in realtà la moltiplazione è ibrida, frequenza-tempo, okay? Però data una certa frequenza, il GSM definisce diversi canali, time slot, okay, che assegna in maniera dinamica agli utenti che hanno una chiamata attiva. Okay? Quindi è una, diciamo così, una tecnica che è molto molto diffusamente usata nella pratica. Domande? Dubbi? Ok. Magari facciamo 10 minuti di pausa, poi passiamo ai collegamenti broadcast.